Presentate all'Auditorium delle Camere di Commercio di Firenze nove esperienze di comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, formate già avviate in ambito regionale per favorire il confronto tra buone pratiche e per condividerne il percorso intrapreso, in attesa del decreto attuativo attualmente al vaglio di Bruxelles. Siamo un pezzo avanti. Devo dire che nove comunità energetiche in Toscana si sono materializzate, chi più avanti, chi più meno. Noi oggi siamo qua per, uno, farle parlare fra di loro perché così possono migliorarsi ancora, due, far sapere alle imprese e ai cittadini che esistono ora delle comunità energetiche a cui possono già allacciarsi e risparmiare in bolletta, e queste lo possono fare a prescindere dai territori delle comunità stesse, quindi c'è una circolarità molto ampia. Tre, aiutare attraverso la comunicazione, attraverso i mezzi di informazione, a stimolare laddove il governo deve ancora compiere dei passi fondamentali perché queste possono migliorarsi. Ma questa è una strada sostenibile, direi per tutti ambientalmente e anche economicamente, quindi bisogna andare assolutamente veloci in questa direzione. Si tratta di CER Consorzio Zona Industriale Apuana, del comune di Calenzano, di Gavorrano, CER dell'Isola d'Elba dei comuni di Marciana Marina e Portoferraio, Valdarno del comune di Montevarchi, Monte Murlo Green, Associazione Siena Energie e CER del comune di Vicchio. Ma siamo a un punto di svolta perché noi, come Comune di Vicchio, insieme a Energia e Ambiente, abbiamo costituito già la CER, la Comunità Energetica Rinnovabile, che si chiama CER Vicchio, però aspettiamo i decreti attuativi del governo e solo appena saranno emanati potremo, come dire, rendere operativa questa esperienza. Ma noi siamo a buon punto perché già da oggi formalmente tutti i cittadini e le aziende, il terzo settore, non soltanto del Valdarno ma anche di tutta la regione Toscana e delle Marche, possono anche con lo smartphone iscriversi alla comunità energetica del Valdarno. Un'opportunità che porta solo benefici economici ed ambientali oltre che sociali perché è un modello a trazione pubblica, quindi voluto fortemente dall'amministrazione comunale che ha inserito attraverso un partenariato pubblico-privato una realtà privata, quindi avendo il controllo e l'indirizzo pubblico, ma anche l'efficienza e l'efficacia del privato che si occuperà di tutta la parte burocratica per conto del comune, ma anche di tutti coloro che vi entreranno e che sosterrà anche economicamente gli investimenti nel caso in cui ce ne fosse la necessità.